Dopo le tante feste giallorosse, oggi l'Olimpico si è vestito di biancoceleste per far da cornice preziosa al Lazio-Catania. 70.000 spettatori con una larga rappresentanza siciliana, caldo estivo, nervi tesi per tutti i 90 minuti. In campo lo spettacolo non c'è stato, o per meglio dire accontentato soltanto chi intende il calcio come sport maschio. La posta in palio, d'altra parte, era talmente alta che non si potevano certo pretendere finezze estetiche. La Lazio ha vinto per 2-1 e ha ipotecato la promozione, mentre per il Catania il discorso Serie A è rinviato a domenica prossima, Cremonese e Como permettendo. La vittoria biancoceleste non è stata facile, ancora una volta la squadra di Morrone ha sofferto più del dovuto, senza quasi mai riuscire a prendere il comando delle operazioni. Il gol del vantaggio laziale, che giunge dopo appena 12 minuti su calcio di rigore realizzato da Giordano per fallo di Mastro Pasqua su Ambo, non è servito a dare la giusta carica. Anzi, una volta in vantaggio, la Lazio ha pensato soprattutto a difendersi, favorendo la reazione siciliana. Al 25esimo, da una ingenuità della difesa laziale, nasce l'azione del pareggio catanese realizzato da Crialesi. Sull'1-1 la partita si riaccende d'incanto. La Lazio, costretta per forza di cose ad abbandonare il progetto di portare solo palla, comincia a ragionare con maggiore lucidità. Ma il Catania, fresco e testardo, riesce sempre a controllare la situazione, trovando anche il modo di rendersi pericoloso in apertura di ripresa con Mosti. Proprio nel momento di maggior pressione catanese giunge il gol della vittoria laziale. Il tiro è di Podavini, la deviazione forse di Chinellato. È il 25esimo, l'Olimpico esplode, ma il Catania non è ancora in ginocchio. Prima del fischio finale il Catania va due volte vicino al pareggio con Cantarutti, la prima al 37esimo con questo colpo di testa, la seconda allo scadere su calcio di punizione sventato da Orsi con bravura, e l'ultimo brivido. Al termine la giustificata esplosione di gioia dei laziali, mentre i giocatori catanesi abbandonano il campo a fronte bassa, i tifosi biancocelesti danno l'arrivederci alla Lazio, un arrivederci carico di speranze.